questa motocicletta ha lavorato nel muro in uno show di Modesto in California per parecchi anni e poi è stata messa in un angolo e è rimasta a languire per decenni. Ha preso questa bella patina, come la chiamano, di smarzo. Per poter circolare per strada la moto ha ricevuto alcune aggiunte. Il generatore originale di uno Scout del 26, l'amperometro, il fanale, che è quello di un 101, una serie successiva, e poi ho messo questo fanalino qua di un Veloset degli anni 30. L'unica deviazione del percorso è stato l'utilizzo di un carburatore Blinkert fine anni 30 anziché lo Schaebler. Questo carburatore può essere tarato in maniera più ottimale e meno rognoso. Invece l'HX originale, che ha un unico spillo, è abbastanza delicatino. Inoltre monta questo accessorio aftermarket dell'epoca, meraviglioso, vinto con un'asta di Katawiki, pagato una follia, che serve per mettere fuori la freccia. Eccolo là. E si può anche usare per mescolare la polenta. Che colore era la moto in origine? La moto era rossa. La moto era rossa in origine. Classico rosso. In... Era rimasto un po' di rosso da qualche parte, sì. Sì, sì, ma quando l'ho lavata con... Perché per pulire via tutto quanto il marcio, l'ho lavata con l'idro pulitrice e è venuto via tutto. Nel muro della morte che hanno lavorato tutti i giorni? Penso che sì, adesso chi lo sa, sono morti tutti quelli che la usavano all'epoca, però penso che lavorasse tutti i giorni, sì. Sì, sì. In origine non avevo questa marmita, quel muro a morte aveva soltanto gli scarichi fin qua e basta. Il motore è stato completamente rimesso a nuovo, banco, primaria, imbielaggio, termica, cambio, ingranaggi, tutto pari a nuovo. Può essere usata tranquillamente tutti i giorni. Anche l'impianto elettrico è tutto rimesso a nuovo. Il dinamo internamente ho montato dei campi a due spazzole invece che a tre. C'è un regolatore di tensione invece che il cutout. Addirittura questo non aveva neanche in origine il cutout. Aveva un motorino che buttava fuori pochissimi ampere. Non aveva regolatore di tensione, come quello di una bicicletta praticamente. Più correvi più buttava su, ma anche al massimo buttava sempre pochetto. Adesso invece ha un regolatore nascosto nella scatola della batteria che non si vede niente. E quindi la moto può tranquillamente andare in giro anche di notte senza sorprese. Io ricordo che quando facevano il muro della morte avevano delle volantine molto grandi. Promettevano delle corone grosse, sì sì, è perché dovevano avere lo spunto. Tra l'altro il muro della morte montava delle cam più spinte, qui questa, negli anni probabilmente è stata presa per mano, ha delle cam della versione da turismo, che è anche un bene perché per andare per strada le cam del muro sono abbastanza grintose, girano agli alti, prendono giri subito, però per fare tanta strada. Un'altra variazione è che questa moto qua è un olio tutto a perdere. E non monta fasce raschia olio e l'olio esce, l'olio praticamente non ha ritorno, quindi entra nel motore attraverso il tubo di mandata olio, la pompa meccanica lo fa circolare, c'è una pompa manuale in ausilio che serve quando il motore è sotto sforzo, ma di solito si usa pochissimo, e l'olio poi esce in parte dallo scarico perché va su dalle fasce non essendoci rasca olio e in parte dallo sfiato. È importante che venga tarato, che la quantità di olio che entra sia la stessa che esce, perché se la pompa c'è troppa mandata, si accumula troppo olio nel motore e si imbrattano le candele. Se invece è troppo poca la mandata, si rischia di grippare fuori tutto. Quindi si fanno delle tarature al tornio e poi si testa in strada. Adesso è... La faccio l'avviamento a freddo, di solito ci vogliono 3-4 pedalate, si tira l'aria, uno accelerato, uno chiuso,
Double talking job, get the money, motherfucker, cause I got no more patience. Double talking like a...